per le piaghe che hai portato, con le quali hai trionfato, sulla carne e sul nemico, con inquieta vittoria. O Francesco, tu difendici tra le cose che ci avversano, per poter godere il premio e l'eterna gloria. Padre Santo e pietoso, tuo popolo devoto, con la schiera dei tuoi figli, ottenga il premio eterno, nella luce della gloria. Amen. Della vita, proprio come ha fatto nel Vangelo che ascolteremo tra poco. Teniamo quindi fisso lo sguardo su di Lui per poter collaborare alle cure del Padre, per la sua vigna che cresce anche nella nostra parrocchia. Il parroco ora chiama gli operatori pastorali di ogni gruppo parrocchiale, che risponderanno alla chiamata dicendo tutti insieme: eccomi. Uno per ogni gruppo si reca ai piedi dell'altare per ricevere il mandato di servizio per il proprio gruppo. Si alzino coloro che si sono resi disponibili per i servizi pastorali alla nostra comunità parrocchiale. L'azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di tutti, perché la comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede. Alcuni nostri fratelli e sorelle hanno offerto la loro disponibilità e sono chiamati a servire la nostra comunità nell'evangelizzazione e nella catechesi, nell'animazione liturgica e nella carità, nell'azione educativa e ricreativa. Per tutti loro benediciamo il Signore, implorando su di essi la luce e la forza dello Spirito Santo di cui hanno bisogno per il compimento del loro servizio ecclesiale. Amen.
per i bambini e i ragazzi e i giovani. Di fronte a noi si aprono molte strade e ci stordiscono tante voci discordanti. Tra queste la tua chiamata è un invito forte e dolce che non toglie nulla alle nostre potenzialità e creatività. Noi vogliamo riservarci interamente la gioia alla parrocchia, nei vari settori pastorali dell'evangelizzazione, nella liturgia, della carità e della comunione. Confermali nel loro proposito con la tua benedizione, nell'ascolto assiduo della tua parola e si impegnino ad aiutare i fratelli nella fede e tutti insieme ci servano con generosità e dedizione all'ode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione vorrei fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome Francesco, in modo particolare è assente il nostro vecchio parroco, padre Frank, padre Condia. Io già ho telefonato, ma penso che tutti noi ci uniamo agli auguri che facciamo a lui, che per tanti anni ha lavorato in questa parrocchia. Nell'ultimo eco dell'aprile, lo avete visto, sta ancora bene, è lucido, è 92 anni, riporta molto bene, e ecco, gli auguri gli faranno bene anche i nostri auguri e a tutti coloro che portano il nome Francesco. Grazie. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Francesco di Assisi, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Francesco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Francesco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Onnipotente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Dopo il canto allora ci organizziamo per la breve processione per chi vuole partecipare.